Buongiorno, io sono Italo Porto, sono un cardiologo e ho avuto l'onore di essere premiato oggi in quella che considero essere un po' la mia patria calabrese insieme a Conflenti. Io vengo da una famiglia di Platania, sono cresciuto a Conflenti ma ho abitato anche a Platania e veramente sono insomma emozionato da questo premio, anche perché mi accomuna a una persona veramente straordinaria, un precursore. La presentazione di Antonio Butera ha fatto vedere come questo collega, partendo da Platania e da Serra Stretta, sia finito all'estero, come peraltro anch'io, per un periodo, e poi abbia svolto le sue ricerche sulla fisiopatologia delle malattie cardiovascolari, di varie patologie cardiovascolari, e addirittura sia stato un precursore. L'attenzione all'ipertensione polmonare mi ha molto colpito, perché è una malattia che all'epoca, negli anni 50, era davvero poco conosciuta. Anche io, molto più in piccolo, ho svolto ricerca sulla fisiopatologia. La fisiopatologia delle malattie cardiovascolari è ciò sulla quale mi sono formato per scuola, quindi sono veramente orgoglioso. Poi per me vuol dire ritornare nella terra dei miei genitori, dei miei nonni, dei miei cugini, di buona parte della mia famiglia. Sono davvero colpito da quanta gente, insomma, la sala era piena, è stata una cosa evidentemente molto sentita, che vuol dire che la figura del dottor Valentino De Fazio è molto sentita qui. Quindi davvero ancora una volta sono orgoglioso, sono felice, sono colpito, e insomma spero che questo premio sia meritato e mi possa portare in futuro a ulteriori traguardi oltre a quelli a cui sono, diciamo, arrivato fino ad ora. Spero sia insomma un buon viatico per fare molto altro. Io sono da poco diventato professore ordinario di cardiologia, anche questo è un grande onore, e diciamo sono veramente felice di questo premio, e speriamo insomma che mi porti fortuna nelle tante tante cose che devo ancora fare. Grazie.